Ed eccoci oggi in questa assolata giornata primaverile insieme a Enrico Barrichello, presidente della Provo di Castello di Godego. Qui a Castello di Godego oggi si tiene la festa di primavera. Enrico, raccontaci un po' come si svolge questa giornata, quali sono gli appuntamenti essenziali? Allora, la giornata, intanto buongiorno a tutti. La giornata è iniziata questa mattina alle 10 con l'esposizione di tutte le bancarelle dei prodotti prodotti tipici del periodo della primavera, quindi dall'hobbistica, ma anche prodotti a chilometro zero, quindi si potrà trovare i formaggi, eccetera, eccetera, anche prodotti alimentari. E poi nel pomeriggio ci sarà il momento così particolare dedicato ai bambini, con i gonfiabili, con intrattenimento, trucca bimbi, e poi abbiamo sempre il trenino a disposizione per fare un giro per le vie tipiche del nostro paese di Castello di Godego, con così ricche di storia. Parlavamo prima di iniziare l'intervista, Castello di Godego che ha una serie di manifestazioni durante tutto l'anno, puoi raccontarci qualcosa? Sì, abbiamo concluso proprio ieri sera con tutta una serie di uscite con il gruppo Domini, che è un gruppo storico appartenente proprio all'insieme dei costumi di Godego in cornice, e diciamo quello che riguarda un po' la storia di Castello di Godego in particolare, e che viene rappresentata proprio durante il corteo storico, come dicevo prima, ogni 4 anni. E poi abbiamo domenica 7 maggio un'importantissima iniziativa rivolta proprio ai bambini, ma non solo ai bambini, ma anche ai nonni, alle famiglie proprio, ed è il Family Art Creatori di Sorrisi Day. Si svolge proprio qui in piazza, la stessa piazza di questa mattina dove si svolge il mercatino. Sarà una giornata, si inizia alle 10 e si termina verso le 18-19 circa, con tantissimi intrattenimenti per bambini. Ci sarà modo davvero di divertirsi, ma di farli divertire in particolare anche tutte le famiglie. E poi abbiamo altre manifestazioni importanti, e volevo continuare proprio sulle manifestazioni. Sabato 20 maggio e domenica 21 maggio ci ritornerà anche ancora un'altra rievocazione storica, e qui si tratta di un'altra area importantissima anche dal punto di vista storico, che è l'area del Sacello di San Pietro in via San Pietro, proprio qui a Castello di Godego. E lì si svolgerà una vera e propria rievocazione di un campo d'arme dove ci saranno soldati del 1200, quindi la manifestazione si chiama appunto Godego XIII secolo, proprio perché ci saranno questi soldati del 1200, e lì ci saranno i momenti di vita proprio vera e propria dei soldati, con l'intrusione del nemico, la vita da campo vera e propria, con delle esercitazioni. Ci sarà la vera e propria vita da campo, ecco, dei soldati. E poi sarà aperto anche lo stand gastronomico per tutte queste due giornate. Quindi sabato 22 luglio la festa dei popoli, che si svolge proprio qui in piazza ancora nuovamente. È una festa dove si raccolgono tutte le etnie presenti nel nostro territorio, e lì ci sarà una grande degustazione dei piatti tipici del mondo. Poi abbiamo dal 25 di agosto al 10 di settembre torna la sagra di Castello di Godego, anche questo è un appuntamento straordinario, riconosciuto anche a livello provinciale, con una sagra di oltre 17 giorni, con eventi all'interno, spettacoli musicali, orchestre, e poi altri eventi come la festa dello sport, il gala dello sport e altre manifestazioni che sono inserite proprio all'interno di questi tanti giorni, 10-17 giorni circa di sagra paesana. E poi noi chiudiamo naturalmente con la manifestazione che chiude completamente tutti gli eventi del Proloco di Castello di Godego, con i mercatini. Si tornano ancora con i mercatini, però di Natale, in questo versante, il venerdì 8 dicembre, e si chiudono proprio tutte le manifestazioni del Proloco di Castello di Godego. Siamo con Elenio, che è un componente del gruppo Caritas di Castello di Godego. Elenio, il presidente del Proloco poc'anzi ha parlato di territorio, ha parlato di promozione, ha parlato di festa, ma la promozione del territorio è anche, nella fede cristiana, aiutare il prossimo, aiutare la fascia più debole della popolazione. Sì, saluti a tutti dalla piazza di Castello di Godego.
Siamo qui oggi in concomitanza dei mercatini di primavera per rappresentare la Caritas parrocchiale e in modo particolare un'iniziativa che ci coinvolge da 3-4 anni. Periodicamente visitiamo il carcere Santa Bona di Treviso. Il cappellano del carcere ci ha dato la possibilità di animare la messa ed questa è stata una bella occasione per noi per conoscere le attività del carcere, in modo particolare conoscere i carcerati, ecco, che vivono questa situazione di errore, di riparazione, ecco, di determinate colpe. E siamo qui appunto, come avrete modo di vedere adesso, ad esporre degli prodotti in vetro che sono stati decorati appunto da 3-4 carcerati che trascorrono appunto la loro giornata anche in attività lavorative. So che è sempre difficile chiedere aiuto, ma chi avesse bisogno di voi, a chi può rivolgersi, dove può rivolgersi? Può rivolgersi direttamente appunto al parroco della nostra parrocchia, oppure noi solitamente fuori dell'associazione lasciamo dei numeri di cellulari di alcuni volontari che sia per l'ambito della distribuzione di alimenti che di vestiario sono pronti ad accogliere, a ricevere, ma anche, come dicevo, una volta alla settimana a donare questi, sia gli alimenti che il vestiario stesso.